autorità civili e militari e religiose, cittadine e cittadini, diamo avvio alla cerimonia di assegnazione della medaglia di Novedrate. La vostra partecipazione e presenza alla cerimonia che ci apprestiamo a vivere attribuisce un valore del tutto particolare ed eloquente a questo gesto simbolico ma significativo con il quale l'amministrazione comunale a nome dell'intera cittadinanza di Novedrate rivolge ai suoi cittadini che hanno vissuto, lavorato, operato a Novedrate, che con le loro capacità, il loro impegno e il loro lavoro hanno tenuto alto l'onore del nostro paese e che all'interno di esso hanno svolto un servizio significativo, dando lustro e prestigio all'intera comunità. Porgerà ora un indirizzo di saluto il sindaco di Novedrate. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie alle autorità intervenute, ai sindaci di Figino, di Cantù, Roberto Moscatelli, Alice Galbiati, al vicequestore di Como, dottoressa Di Donato, al comandante di stazione dei Carabinieri di Cantù, Euro Sabatino, e ovviamente agli ospiti che saranno premiati in questa circostanza che rappresenta una festa, rappresenta un momento veramente importante della nostra comunità, perché in questa occasione, la festa dei Santissimi Donato e Carpoforo, assegniamo le civiche benemerenze, la medaglia di Novedrate a titolo di benemerenza o di ricordo, che vuole essere un gesto, se vogliamo anche semplice, con la consegna di una medaglia, ma particolarmente significativo perché rappresenta il lavoro, l'attività, le opere di tante persone che nel corso del tempo, nel corso di tanti anni, mi riferisco anche alle associazioni che comunque sono fatte di persone, nel corso di tanti anni, dicevo, hanno reso lustro, dato grande importanza e significato all'attività che si svolge nel nostro comune, magari portando il nome del comune di Novedrate nel mondo, in un mondo che è sempre più piccolo per via della globalizzazione. Vi posso assicurare che in tante occasioni in cui abbiamo la possibilità di andare all'estero, Novedrate, il comune di Novedrate, sono sempre riconosciute e viste come anche un esempio di comunità operosa, una comunità attiva, una comunità che fa vivere anche le tradizioni, e questo è anche significativo, perché una comunità si fonda su dei valori, si fonda su attività che sono particolarmente significative, che nel corso degli anni, anche dei secoli, vi ricordo 2 anni fa abbiamo festeggiato il millenario di Novedrate, negli anni e nei secoli, dicevo, rendono questa comunità sempre più bella, una comunità migliore, una comunità che evolve nel progresso che riguarda tutta l'umanità e tutto il mondo. E anche in questa occasione, quindi, ricordare queste persone, alcune delle quali non sono più tra noi, è un gesto simbolico ma rappresenta un modo di fare comunità. E quindi sono particolarmente orgoglioso in questa circostanza di attribuire queste medaglie insieme alla giunta comunale, insieme al consiglio comunale che è qui rappresentato, per ricordare tutte queste persone, tutte queste associazioni benemerite del nostro comune. Vedo arrivare ora il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni, che saluto con affetto. Grazie. Quindi diamo ora inizio alla cerimonia di assegnazione delle medaglie di Novedrate. Medaglia di bronzo a titolo di encomio e premio Giuseppe Nadile e Loris Baroni. Invitiamo Giuseppe Nadile ad avvicinarsi per il ritiro della medaglia. Loris Baroni non può essere presente alla cerimonia. Medaglia di bronzo di Novedrate a titolo di premio ed encomio. Nadile Giuseppe. L'amministrazione comunale tributa un solenne riconoscimento per il gesto di responsabilità
il senso civico e del dovere dimostrato in occasione di un evento criminoso avvenuto nel febbraio 2019. Nel corso di un tentativo di scippo ai danni di due donne in una via del paese, il giovane presente al fatto con un amico, con la propria testimonianza consentiva alle forze dell'ordine l'immediata identificazione e la conseguente denuncia dei colpevoli. A titolo di encomio, il Comune assegna la medaglia di bronzo di Novedrate. La cerimonia prevede ora l'assegnazione delle medaglie d'argento a titolo di benemerenza. Medaglia d'argento a titolo di benemerenza, Comitato Maria Letizia Verga. Invitiamo la vicepresidente dell'associazione e il presidente del gruppo genitori di Patrizia a avvicinarsi per il ritiro della medaglia. Medaglia d'argento a titolo di benemerenza, Comitato Maria Letizia Verga. Il Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino è stato fondato nel 1979 da Giovanni Verga presso la clinica pediatrica De Marchi di Milano. Si è trasferito poi nel 1982 presso l'ospedale San Gerardo di Monza, dove veniva inaugurato il nuovo centro di ematologia pediatrica. Dopo anni di attività, di ricerca e di sperimentazioni condotte in sinergia con il centro di ricerca Tettamanti e il laboratorio cellulare Verri, eccellenze mondiali nel campo delle miopatie infantili che hanno consentito di salvare oltre 2.000 bambini, dal giugno 2015 è diventato operativo il centro Maria Letizia Verga, che unisce ricerca, cura, terapia e assistenza per i bambini malati. Finanziato per gran parte dalle risorse dell'associazione attraverso raccolte fondi. A tali iniziative ha contribuito anche il gruppo Genitori di Patrizia di Novedrate, fondato nel 1994 e attivo nel sostenere l'attività del comitato. L'amministrazione comunale, apprezzando la straordinaria attività nel campo sociale, scientifico e della ricerca, unita alla solidarietà e al volontariato svolto dall'associazione nel corso di 40 anni, conferisce la medaglia d'argento di Novedrate a titolo di benemerenza. Diamo ora la parola alla vicepresidente per un commento. Grazie innanzitutto per esserci vicini. Questo grazie alla famiglia Scarpa, che ha avuto un'esperienza felice, perché Patrizia è diventata anche mamma. Ecco, grazie a tutte queste famiglie che sono passate attraverso la malattia e hanno fatto di un momento difficile, un momento anche tragico alle volte, un momento di vita. Il nostro slogan è per guarire un bambino in più, e dal 1979, quando è nato il comitato, la guarigione era al 30%, in alcuni casi anche meno. Maria Letizia aveva una malattia che allora era mortale, ora anche la malattia di Maria Letizia può guarire. Ecco, dal 30% siamo passati all'oltre l'80%. Ma l'obiettivo è raggiungere, non dico il 100, perché in nessuna malattia, in nessun caso si raggiunge il 100%, ma meno bambini, meno ragazzi devono purtroppo morire. E questo grazie all'infinità di denaro che arriva attraverso le famiglie che nelle loro comunità operano, grazie al sostegno delle
autorità del luogo che permettono queste raccolte fondi, abbiamo raggiunto grandi risultati, ma sempre avanti, perché il bambino che si ammala domani deve avere la possibilità di guarire. Questo grazie alla ricerca, a un'ottima assistenza, che vuol dire più medici, più infermieri, vuol dire un sacco di cose. Grazie ai cittadini di Novedrate, e non solo, perché tutto il circondario, lì abbiamo degli altri volontari che aiutano gli Scarpa o fanno altre attività nei paesi vicini. Siamo una grande comunità, raggiungiamo dei grandi obiettivi, ma non sono sufficienti. Ancora avanti. Grazie. Ora io dico solo due parole. Ringraziare logicamente il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, come ha già detto la vicepresidente, per la disponibilità di tutte le cose. Ringrazio tutti i volontari, tutta la gente di Novedrate che ci aiuta e tutti i nostri presenti anche che sono qui oggi e non presenti. Grazie. Volevo portare anche i saluti, l'ha fatto anche la vicepresidente, del presidente Verga Giovanni, che non può essere qui presente perché è impegnato. Io posso assicurare che da quando ho avuto modo di conoscere, insieme a tante persone che operano nel Comitato Maria Letizia Verga, ho conosciuto una persona straordinaria, una persona con una forza incredibile che gli ha permesso di raggiungere tutti questi traguardi. La vicepresidente li ricantava tutti, ma penso che uno sia significativo, aver salvato più di 2000 vite di bambini. Grazie, grazie per tutto quello che fate. Medaglia d'argento a titolo di benemerenza, Associazione Italiana Amici del Presepio. Invitiamo il presidente dell'associazione, Flaviano Marzorati, per l'assegnazione della medaglia d'argento a titolo di benemerenza. Medaglia d'argento a titolo di benemerenza, Associazione Italiana Amici del Presepio, Novedrate. Fondato nel 1993 su ispirazione di Don Felice Ciceri, già benemerito nel nostro comune e suora Medea, il gruppo Amici del Presepe si univa all'Associazione di Cantù nel 2005, rappresentando così l'unica sezione attiva in provincia di Como. Dopo la scissione di Cantù nel 2009, il 22 ottobre 2014 veniva costituita la sezione di Novedrate dell'Associazione Italiana Amici del Presepio, che nel 2016 ospitava una tappa del convegno internazionale Venite ad Oremus, con la presenza di presepisti provenienti da tutto il mondo. Organizza ogni anno, dal 1993, la mostra dei presepi e dei diorami, che ha richiamato a Novedrate nel periodo natalizio migliaia di visitatori, mantenendo viva una tradizione secolare ispirata ai valori cristiani, particolarmente sentita e diffusa nel nostro territorio. L'amministrazione comunale di Novedrate, nel 25esimo anno di fondazione dell'associazione, che ha permesso di valorizzare l'arte del presepio quale patrimonio della cultura e della fede popolare, conferisce la medaglia d'argento di Novedrate a titolo di benemerenza. Diamo ora la parola al Presidente per un commento. Grazie a tutti, voglio ringraziare l'amministrazione comunale, voglio ringraziare tutti i soci che si sono susseguiti in 25 anni di attività e che sono circa una quarantina di soci, voglio ringraziare tutta la cittadinanza di Novedrate che ci ha sempre sostenuto e voglio dedicare questa medaglia a due nostri amici scomparsi e collaboratori, Allegri Renzo e Antenucci Giovanni. Grazie. La cerimonia prevede ora l'assegnazione delle medaglie d'oro a titolo di ricordo e di benemerenza. Medaglia d'oro a titolo di ricordo, professor Ettore Adalberto Albertoni, alla memoria,
Invitiamo la sorella Valeria Albertoni per l'assegnazione della medaglia d'oro a titolo di benevenenza. E la sorella Loredana. Invitiamo anche il sottosegretario. Medaglia d'oro a titolo di ricordo, professor Ettore Adalberto Albertoni. Protagonista della storia di Regione Lombardia dal 2000 al 2008, prima come assessore alle culture, identità e autonomie e poi come presidente del Consiglio regionale, artefice dell'approvazione del nuovo statuto d'autonomia del 2008. Ha ricoperto il ruolo di componente del Consiglio di amministrazione della RAI nel 2002 e di membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura nel 2011. Professore ordinario di Storia delle Dottrine Politiche, ha insegnato all'Università degli Studi di Milano e all'Università degli Studi dell'Insubria, sviluppando approfonditi studi sul federalismo e sulle figure di Gian Domenico Romagnosi e Carlo Cattaneo. Ha rappresentato la figura di politico volto alla ricerca del bene comune, da costruire partendo dai territori e dalle comunità locali. Storico erudito e uomo di immensa cultura, univa alla signorilità e allo stile la cordialità, il dialogo e il confronto con tutti. Apprezzandone l'impegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle tradizioni locali, tra cui il pizzo di Cantù e delle culture, riconoscendone la lungimirante attività per avviare il percorso lombardo verso l'autonomia, ricordando il legame intenso di grande amicizia con la nostra comunità, l'amministrazione comunale di Novedrate tributa un solenne riconoscimento per la sua opera, conferendo alla memoria la medaglia d'oro di Novedrate a titolo di ricordo. Diamo ora la parola per un commento. Grazie. Sono molto commossa perché ricordare mio fratello con le parole che sono state dette dal presentatore, che hanno colpito e delineato una figura molto particolare come era mio fratello, mi ha profondamente ricordato quanto fosse legato al territorio, quanto fosse legato al signor sindaco, all'amministrazione comunale, che ringrazio, compreso il consiglio comunale, perché il territorio, la popolazione, la gente faceva parte del suo credo, faceva parte di quella sua cultura, di quella sua umanità e di quel suo tratto da gentiluomo che lo contraddistinguevano. Mi commuovo come sempre quando parlo di lui, anche perché la sua assenza non è un'assenza, ma è una presenza. L'ho nel cuore, come tutti noi, come mia sorella che è qui presente, e vi ringrazio ancora per averlo ricordato. Grazie signor sindaco. Io ringrazio ovviamente per l'invito, è per me un onore essere in questa domenica di festa in una piazza che è una piazza di festa, è stata anche una piazza purtroppo di dolore, ed essere qui a ricordare, a celebrare, a riconoscere l'opera, il lavoro, l'impegno, la dedizione del professor Albertoni è un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione. Il professor Albertoni è stato per tanti, per me in modo particolare, un maestro di vita, è stato un punto di riferimento per la nostra comunità politica, è stato un punto di riferimento territoriale, l'esempio di quella politica fatta di lavoro, impegno, cultura, conoscenza, preparazione, cosa che probabilmente oggi la politica di oggi non sempre ritrova e non sempre riscopre. E quindi oggi celebrare una persona che ci ha dato, che ha dato tanto a tutti noi, è un momento di grande soddisfazione, di grande onore, di grande piacere, e ovviamente ricordando il professor Albertoni, l'occasione, il momento, la città, il comune, l'amministrazione mi porta a ricordare
mio caro amico fraterno Maurizio Barni, rispetto al quale credo ognuno di noi ci lega da un rapporto di grandissima amicizia, di grandissima stima, un ricordo importante affinché il ricordo e la memoria non possano mai morire. Grazie, buona domenica a tutti. Volevo, per chiudere questa consegna della medaglia, ricordare due particolari momenti che hanno riguardato la figura e la persona del professor Albertoni, tra l'altro a noi particolarmente cari. Il primo, in occasione del ricevimento dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, era presente anche Maurizio Barni, era presente la Presidente del Comitato Novedratese per la promozione del PIS, Ernestina Marelli. Ecco, in quell'occasione lui era componente della RAI, venne insieme a noi in delegazione dal Presidente Ciampi, fu una serata straordinaria che ciascuno di noi porta nel cuore, perché incontrare il Presidente, fargli dono dello stemma della Repubblica completamente realizzato in pizzo, è stato per noi che eravamo presenti, ma per l'intera comunità novedratese, un'occasione straordinaria e memorabile. Anche in quell'occasione dimostrò la sua verve, la sua capacità di stare in mezzo alla gente e di essere sempre al fianco dei cittadini in occasioni importanti come lo è stato quella. E un'altra occasione recente, era presente anche la sorella Valeria, al Consiglio regionale della Lombardia, anzi colgo l'occasione per portare i saluti del Presidente Alessandro Fermi, che purtroppo non ha potuto presenziare questa cerimonia. Ecco, in quell'occasione è stata inaugurata una sala, la sala dell'ufficio di presidenza, ribattezzata immediatamente la sala della democrazia, perché lì si incontrano tutte le componenti politiche, i capigruppo, per comunque stabilire, oltre all'ordine del giorno dei lavori, la programmazione dell'attività del Consiglio. Sala che lui al suo tempo aveva anche molto spesso presieduto in occasione della sua presidenza alla regione, al Consiglio della Regione Lombardia. Ecco, in quella sala, all'ingresso di quella sala, c'è una targa che è stata apposta dal Presidente Fermi e dal Consiglio regionale. Quella targa cita una frase semplice, ma anche significativa. Lo Stato, una sua frase ovviamente, una sua citazione, lo Stato è un popolo e un territorio. Ecco, rispetto a questa frase così bella, così carica di significati, anche in una comunità locale piccola quale Novedrate, viene rappresentato il sentimento, l'amore che aveva il professore nei confronti delle piccole comunità, di queste comunità che operano insieme a tutte le altre per il bene della nostra nazione e della nostra patria. Quindi grazie ancora professor Albertoni. Medaglia d'oro a titolo di benemerenza, Don Giancarlo Brambilla. Invitiamo il reverendo parroco Don Giancarlo per l'assegnazione della medaglia d'oro a titolo di benemerenza. Medaglia d'oro a titolo di benemerenza, Don Giancarlo Brambilla. Ordinato sacerdote il 28 giugno 1969, viene nominato parroco della comunità della chiesa dei Santi Donato e Carpoforo di Novedrate nel 2008 dall'arcivescovo di Milano, cardinale Dionigi Tettamanzi, ed entra a far parte in qualità di vicario della comunità pastorale San Paolo della Serenza dal settembre 2009. Esercita il ministero pastorale nelle parrocchie di Ospitaletto 1969, Pagnona 1983 e Perregallo di Lesmo 1993, prima di diventare guida spirituale della nostra comunità, dimostrando un profondo amore verso il prossimo, capacità di ascolto e dialogo con i fedeli, carità e umiltà cristiana. L'amministrazione comunale di Novedrate, riconoscendo ed apprezzando le elevate doti umane e spirituali e il legame fraterno ormai inscindibile con la nostra comunità, in occasione del 50° anniversario di ordinazione sacerdotale, conferisce la medaglia d'oro di Novedrate a titolo di benemerenza.
buoni. Diamo ora la parola per un commento. Don Giancarlo, prima nell'omelia, per chi non era presente, al termine quasi dell'omelia, ha ricordato che 50 anni in effetti sono un traguardo abbastanza notevole, comunque pur sempre provvisorio, perché te ne aspettano ancora 50, non sapendo se riuscirà ad assolverli tutti, però ha detto qualche giorno, io mi auguro qualche decennio. No, 50 ci possono stare ancora, per uno che non è capace di contare. Vuol dire che non sa contare 50. Allora, la cosa importante è che intanto si dice riconoscimento. Alla base di questa parola c'è la conoscenza. Cioè si sta in un posto se si fa di tutto per conoscersi. Dopodiché eventualmente c'è il riconoscimento. Ecco, il legame col territorio è la conoscenza. Cioè lo sforzo più grande che io ho dovuto fare cambiando parrocchie è stato questo. È quello di entrare sconosciuto e cercare di uscirne conosciuto, riconosciuto. Ma questo è vero. Qualcuno pensa che sia normale per un sacerdote. Questo è normale per un cristiano, per un abitante del territorio. Non si può dire non so chi è, non so chi sono quelli che abitano su questo territorio, non me ne importa niente, e questo è a sfavore. Quindi la cosa importante è che qualcuno magari si sarà reso conto che giro a piedi o in bicicletta, qualcuno dice non vuol spendere i soldi, chissà che cosa, ma se girate a piedi in bicicletta potete incontrare, eventualmente potete salutare, potete scambiare pareri contrastanti, perché non è mica detto che quello che penso io è automatico che la pensano pure gli altri. Ma se c'è questo reciproco, allora c'è un lavoro oscuro, ma è l'unico che fa crescere. Grazie. La testimonianza, rimanga Don Giancarlo, testimonianza di queste parole, io sono andato a riprendere un articolo del giornalino Nove Drate in Forma del 2008, in cui è riportata una sua testimonianza in occasione della sua nomina a parroco della chiesa dei Santissimi Donato e Carpoforo, e alla persona che lo interrogava su cosa si augura a Nove Drate e per la gente di Nove Drate rispondeva così. Mi sembra anche una sintesi rispetto anche alle parole che ha detto. Ha risposto di voler creare rapporti diretti, personali e autentici con ciascuno, perché sono la base di un cammino, ma soprattutto di una stima reciproca. Ci vorrà tempo, ma con calma mi piacerebbe incontrare e conoscere ciascuno, perché la comunità parrocchiale non è il prete, ma il prete e i suoi parrocchiani, i suoi laici. Ecco, in questa frase penso che tutto il ministero, secondo ministero pastorale di Don Giancarlo, abbia raggiunto perfettamente questo traguardo. Anzi, è un piacere sempre stare con lui, soprattutto quando magari vince la Juve, no, Don Giancarlo? O quando perde un po' meno, però comunque lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto all'interno della nostra comunità e per la nostra parrocchia e per la nostra comunità cristiana. Grazie ancora Don Giancarlo e congratulazioni per questo importante traguardo. Grazie.
Si conclude ufficialmente la cerimonia dell'assegnazione delle medaglie di nove drate a titolo di benemerenza, che anche quest'anno rimarca l'attenzione delle istituzioni verso questo importante e significativo momento della vita civile del nostro Paese. Un sentito ringraziamento alle autorità e alla cittadinanza intervenuta alla cerimonia.